Bianca. Andiamoci a sedere qui sui nostri cubi. Lì, tu qui. E io lì. Buonasera. E allora, l'ultima volta che sei venuto era il 21 marzo, se non sbaglio. Sei stato qui, è stato un grande successo, diventato... Purtroppo per me. No. Purtroppo per te. Sì, no, lo dico ridendo, in realtà tornerei e ritornerò. E infatti sei tornato. Come diceva Jim Morrison, torno sempre come il mare. Ecco, intanto è stato un grande successo, diventato subito virale. Questa parola, sì, questo aggettivo. Tantissime visualizzazioni. Lo vogliamo rivedere? Tutto, no? No, pezzetto, se no. Avevo visto già voi. Già a metà della puntata, saranno tutti preoccupati. No, un pezzetto. Vediamolo insieme. Questo paese, che è meraviglioso per altre cose, e poi dico una cosa bellissima, è malato di solitudine e di indifferenza. Dove ci sono gli oppressi io ci sto, come diceva Don Milani. Se voi dividete il mondo in italiani e stranieri, io lo divido in oppressi e oppressori. Certo. Io starò con gli oppressi tutta la vita. Scusi la citazione, Ayrton Senna, grandissimo pilota, diceva: io non posso vivere in un'isola di ricchezza circondato da un oceano di miseria. Questo è un paese che spesso non si accorge che umilia le persone, le umilia, e manca proprio l'ascolto della sofferenza degli altri. A me non spaventa l'Europa a due velocità, mi spaventa soprattutto l'Italia, perché sono italiano fortemente, con una grandissima, con un grandissimo senso di essere italiano di questo paese. A me spaventa la doppia velocità della nostra morale. Se per noi vogliamo tutto subito, se la colpa è nostra, ma forse non c'ero a mia insaputa, adesso guardo se, quando è l'altro, l'altra è la velocità ed è quella del chi se ne frega. Voglio vivere in un paese gentile che aspetta chi arriva tardi. Allora, e guardi la... Allora, scusa, ci diamo del tuo o del lei? Del tuo. Bianca, la frase che ci segniamo, almeno che mi segno io poi per ripartire, è: prima poi farò le scuse, ma dopo, le ho già scritte, ma la frase da fissare è: voglio vivere in un paese gentile, perché il grande tranello è là, e dopo lo spiego. E dopo ci arriviamo. Allora, il giorno dopo dobbiamo dire che tu eri su tutti i social, sulle pagine dei maggiori quotidiani online, in Sinna addirittura sei stato invocato come leader della sinistra. E che cala. Cosa hai provato? Ho cominciato a preoccuparmi, soprattutto i miei amici, quelli molto più intelligenti di me, anche alcuni gli autori di Affari Tuoi, hanno cominciato a dire che non si metteva bene. Perché questo è un paese che anzitutto non sopporta... Addirittura subito ti hanno detto che non si metteva bene. Sì, quelli più intelligenti di me, quelli che sanno leggere il mare e l'orizzonte. Perché questo paese non ti consente la leggerezza, non te la perdona, non ti perdona il talento, il merito e la leggerezza. Allora dice: apri i pacchi, apri le scatole, non ce le rompe. Vieni qua a dirci che dobbiamo accogliere i migranti, i disoccupati, gli oppressi, e chi non ha l'insegnante di sostegno. Questo è un paese che, se c'hai un figlio con un problema, la classe magari dice: no, rimaniamo indietro col programma. E allora io ho parlato di queste cose, dice: apri i pacchi. Infatti, quando è successo questa violenza, perché è violenza, questa è una roba violentissima che mi sta succedendo. E adesso la facciamo vedere. No, ma l'assalto. Io ho detto delle cose sbagliate, o meglio, ho detto in modo sbagliato delle cose giuste. E ne dico un'altra di frase che lascio qua. Dopo voglio vivere in un paese gentile. La cultura del lavoro. Ma, scusa, perdonami, e poi mandiamo il video e poi mi scuso. Quali erano le cose sbagliate? Il modo sbagliato. Quelle che adesso vediamo. Erano anche sbagliate le cose, non solo il modo però. Se vediamo della signora, mi scuso subito, certo. Anche il contenuto era sbagliato. Il contenuto di quella. L'unica cosa, siccome è già materia di avvocati quella, Bianca, quella cosa... è successa da un'altra parte, ma non lo dico per scusarmi, lo dico per chiarire, perché è materia di avvocati. Bene. Perché è diverso se ci insultiamo qua o se io, parlando come un allenatore negli spogliatoi, dico malissimo, e sottolineo malissimo, lo dico lì che è acceso il rosso, dico malissimo: la pietra preziosa di Affari Tuoi è chi gioca. Si potrebbe giocare con un citofono senza il conduttore, ma ci deve essere una pietra preziosa. Sbaglio come lo dico, certo, mi scuso, ma la violenza a me è stata fatta passando su una persona, facendogli sentire un audio che non avrebbe mai sentito. Allora, scusate, ecco, siamo partiti da carta bianca per arrivare poi invece a Striscia la notizia, quello che è successo pochi giorni fa. La violenza contro di me parte dopo carta bianca, dopo signora carta bianca. Però dopo parecchio tempo... E dopo tempo, ti chiederò perché, a dopo, Tommaso... Aspetta, dopo parecchio tempo di carta bianca, perché il programma...
concorrente appunto di Affari Tuoi, manda in onda alcuni filmati. Lo vogliamo raccontare rapidamente, Tommaso? Beh, molto rapidamente pochi giorni dopo, anzi non pochi giorni, poche settimane dopo Carta Bianca, inizia quella che si fa, ed è una campagna fatta da Striscia Notizie, che riporta e ritrasmette degli audio vecchi carpiti da, evidentemente dai collaboratori di Insinna durante le riunioni. Il più celebre è quello che hai citato tu, Nana di M, rivolto alla non presente concorrente della Val d'Aosta, ormai diventata celeberrima, che ovviamente è finito su tutti i giornali. Che adesso faremo sentire. Ovviamente Insinna, poi sulle ultimissime puntate successe oggi, ha risposto su Facebook, su una diretta e poi sull'intervista al Corriere della Sera, in cui ha denunciato la campagna d'odio e ha parlato anche di avvertimenti. C'è stata una controreplica anche di Striscia Vediamo Notizia questa, oggi. Questa puntata che qua. Ha mandato in onda Striscia, dove ci si rivolge, devo dire, con toni molto pesanti, molto sgradevoli e molto cafoni, lo devo dire, sì, nei confronti di questa concorrente. Non saremmo qua, Bianca. Di, certo, non saremmo qui a parlarne, e tu giustamente sei voluto venire qui proprio per chiarire e per parlarne di Posso affari dire una tuoi. Cosa? Ho tanti difetti, ma non mi sono mai nascosta, non questo, mi nasconderò mai. Questo ti fa onore, diciamo. E di affari tuoi, sentiamolo. Questo era Affari Tuoi speciale con ospiti VIP. Il sottotitolo La fortuna bussa due volte indica che i concorrenti sono da regolamento estratti a sorte fra quelli che in passato hanno vinto di meno. Guardate l'euforia che pervade lo studio, che divertita atmosfera! E guardate soprattutto la minuta concorrente della Val d'Aosta. Rosy, un bel respiro, spezziamo subito il fiato, in bocca al lupo. Adesso ascoltate cosa dice Insinna a puntata appena registrata. Insoddisfatto della resa spettacolare di alcuni concorrenti, si lamenta di aver subito la loro estrazione a sorte. Lui infatti avrebbe voluto forzare a girare il regolamento per scegliere le persone più gradite. Con questa rottura di cazzo la regola, 37 puntate, ma prendiamoci in questi stronzi fatti bene. Cambiano la Costituzione, hanno truccato le votazioni per fare la Repubblica, se no vi votavano la monarchia. Non possiamo mettere dentro la borsa 5 simpatici, abbiamo preso 5 simpatici ghiellari. Una nana che parla con le mani davanti alla bocca, se no sta muta. Allora, questa ci scusiamo è... con la signora, ecco, se ma tu... con tutti, e posso dire una cosa, Bianca, anzi la voglio dire, e naturalmente stasera siamo qui a parlare a chi mi ama o mi ha amato, ha creduto a me, quindi ci scusiamo con la signora. La prima cosa che ho fatto, oltre a scusarmi e scrivere, ho fatto telefonare dalla mia agenzia RAI dicendo qualunque multa, qualunque provvedimento, sono qua, ripeto, mi sono scusato per l'involontario disastro che si sta vivendo, ma sono qua, chiedo scusa a loro, e stasera io, con tutto quest'odio che c'è contro di me, io vengo a parlare, finito questo breve momento, a parlare d'amore e di cose che questo paese dovrebbe ritrovare. E dico una cosa, oltre alle mie scuse le ribadisco. È come se tu vedessi queste immagini dall'esterno. No, adesso ti dico, uscite da dietro i computer. Perché adesso io dovrei dire una parolaccia, ma uscite da dietro, e non la dico, uscite da dietro i computer con tutto quel veleno, quell'odio, non serve. Lo sai cosa mi dispiace soprattutto di questa roba qua? Che io che collaboro con Emergency, con la comunità Sant'Egidio, e faccio le cose che faccio e non farò la lista perché non serve, chi vuole se le trova. Quest'odio ha banalizzato il bene, cioè si è fatta questa equazione e qualcuno purtroppo ci è caduto. Ha detto che vuole vivere in un paese gentile, lui non è gentile, fermi un attimo, ve lo dico, perdonami. Io ho detto voglio vivere in un paese gentile, non gentile come me. Vi dico una cosa, disabili, 6 mesi per fare una TAC, e le banche, i risparmiatori, evasione, corruzione, riciclaggio, scudo fiscale, torna, metti, porta all'estero, disoccupati, esodati, cassa integrati. Mentre cominciava questa cosa, lo sai dov'ero? A Marghera, mi fa piacere, finalmente potrò dare la mano a Gino Strada. Lo sai dov'ero? Al poliambulatorio di Marghera, dove non si curano solo i migranti, perché le lettere che mi arrivano a casa, lo sai che c'è scritto? Portateli a casa tua. Non è un paese gentile, ero lì a capire cosa fare per aiutare ancora di più. Mi dispiace che questa campagna di odio stia banalizzando il bene. Tu dici, e dico un'ultima cosa, scusami, ma va detta, mandare a Striscia la Notizia
una pagina del mio libro, farla leggere dall'attrice intensa, con scritto sotto femminicidio, il libro dove mio padre muore. No, perché se vi pesano solo le parole che ho detto io nei video, bisogna che pesino tutte. Il libro che io scrivo per mio padre che muore, se ne prende una pagina, non la si spiega, la si legge con scritto sotto femminicidio. Cioè io istigo al femminicidio in un paese dove muore una donna, forse a volte anche più di una al giorno. È violenza pura. Se io stasera trovo 40 persone nel portone che mi spaccano la testa, chi paga? Aspetta, ricordiamo quel libro, quello è il libro in cui tu te la prendi. Sì, non dico il titolo perché non sono venuto qui a fare la pubblicità. Tu te la prendi con un'infermiera. Mio padre era un primario, quindi so come si comporta in un ospedale. Lo spiego. Casa non capisco. Nella vita è successo questo. Mio padre è in terapia intensiva, i 30 giorni più brutti della mia vita. Questi ti fa entrare in un momento che tu volevi. Lo spiego. Alle 7 di sera noi stavamo, abbiamo smesso di fare tutto. Mio padre, mia madre, mio padre dentro la terapia intensiva, mia madre, mia sorella ed io fuori, seduti come tre cani da guardia tutto il giorno, entrando negli orari stabiliti alle 7 di sera dove non c'era più nessuno. Sì, volevo infrangere il regolamento, entrare un secondo a guardarlo da dietro al vetro. Nella vita è successo che l'infermiera mi abbia detto no, non si può, c'è un regolamento, alzate la mano, usciamo dall'ipocrisia. Avete mai discusso in un ospedale? No, perché, ecco, alzato la mano la signora, mio padre era un primario, quindi nella vita so come comportarmi. La signora mi ha detto no, mi ha indicato il regolamento, io sono stato zitto. Siamo rimasti altre due ore fuori, seduti, come a spostare l'amore dentro quella stanza. Nel libro io sogno di menare, non me lo ricordo neanche, non l'ho voluto neanche rileggere la cosa. E alla fine dico è un sogno, in realtà ho salutato. Alla fine in quell'ospedale ci hanno ringraziato perché quando mio padre purtroppo è scomparso abbiamo mandato regali per tutti. Scriverci sotto femminicidio e istigare a pensare che io istighi al femminicidio è odio puro, è violenza. Tutto quello che io possa aver sbagliato non è che passa in secondo ordine. È un tuo pensiero, diciamo, che ha avuto. È un libro su mio padre che muore. Se non ci mettiamo d'accordo sui concetti fondamentali della vita, posso dirti una cosa, Bianca? Scusami se ti interrompo. Io l'ultima puntata, fammi tutte le domande che vuoi. No, perché ti dico che purtroppo questa cosa deve stare in rimiazione, perché io l'ho passata. Lo so, ho letto personale, e ho visto quello che la televisione ha fatto. La sala di rimiazione ha delle regole rigidissime e non è consentito entrare dopo il regolamento. Purtroppo, e infatti nella vita... Diciamo, nessuno ti consente di entrare, anche se tuo padre sta morendo, sono gli ultimi momenti della sua vita, non ti è consentito entrare per stringere la mano a tuo padre. E io non ho detto, né lei non sa chi sono io, né ho detto adesso anche chiamo... Anche se sta andando dopo pochi istanti, purtroppo sono regole sbagliate, ma sono le regole si possono cambiare. Lo so, però purtroppo davanti alla morte in molti morte siamo stati, diciamo, costretti a sottostare a quelle regole, quindi insomma, diciamo, capisco. Beh, che ma leggere quella pagina dicendo che io istigo al femminicidio è una cosa che è più della violenza, ecco, è un assalto. E questo è stato fatto, diciamo, questo è stato fatto da Striscia la Notizia.